avere insomma un quadro completo. Si sono ritirati nei loro camerini e perciò noi desideriamo andare adesso a trovarli e sentire le loro impressioni. Eccoci per una doverosa visita nel camerino della prima donna, cioè di Antonietta Stella, in quanto duce milanese. Lei non ha niente contrario che andiamo, vero? Sì, immagino, faccia pure. Che Federico Barbarossa buono abbiamo incontrato. Avanti. Eccoci qua, Bastianini. Siamo nel camerino di Ettore Bastianini, questa sera Rolando duce milanese e... ce la siamo scampata bella perché abbiamo incontrato poco fa Federico Barbarossa. Ma è un Barbarossa che è simpatico a tutti, vero? Sì, mi ha preceduto un po', vero, nella... non dico nella scena, ma insomma per intervista almeno credo, no? Ah sì, beh, non rispettiamo i tempi della vicenda. Chi incontriamo facciamo venire al nostro microfono. Comunque, Bastianini, vedo che ha la fronte imperlata di sudore, che fa caldo qui, oppure l'emozione, oppure... No, soltanto caldo di palcoscenico, niente altro. Stasera è una serata è molto impegnativa. Comunque, mi pare che noi la incontriamo spesso sui palcoscenici, la incontriamo anche e soprattutto spesso, proprio il 7 dicembre, la sera dell'inaugurazione della stagione alla Scala, la troviamo sempre sereno e tranquillo, non c'è opera che la preoccupi. Beh, io adesso sono un po' abituato però, a queste, diciamo, chiamiamole grandi emozioni, e sono felice di aver inaugurato per la terza volta la stagione al Teatro alla Scala. Beh, lei l'anno scorso era nel Poliuto, due anni fa nel Ballo in Maschera. Ballo in Maschera, sì. E queste opere, il Ballo in Maschera soprattutto, l'ha già portato in giro per il mondo parecchio. Sì, ho cantato diverse volte. Non le capiterà invece con questa Battaglia di Legnano? No, credo che questa... spero che di avere, insomma, diciamo, il piacere di cantare ancora quest'opera, ma... credo che dovremmo aspettare molto tempo. Senta Bastianini, lei ha molti tifosi, molte tifose anche, e che apprezzano la sua voce, ma apprezzano anche la sua prestanza scenica, la sua figura. Non le è mai venuta l'offerta di fare del cinema? Beh, qualche volta, credo, ricordo, 2 o 3 anni fa mi hanno offerto di fare qualcosa, ma gli impegni di teatro, insomma, gli impegni mi hanno tenuto sempre lontano. Questa attività e mi piacerebbe molto, credo, vero, che fra non molto, insomma, mi dedicherò al cinema e mi piacerebbe. Ma qui in Italia oppure in America? Lei è stato anche spesso in America, quindi penso che l'occhio di Hollywood si sia posato su di lei. Guardi, io sono ritornato adesso dalla California e ho cantato a San Francisco e a Los Angeles. Ho avuto occasione di visitare Hollywood e credo che entrare, diciamo, in quell'ambiente è molto difficile. Soprattutto una cosa è molto importante, di saper parlare molto bene l'inglese, ma in special modo l'americano. E col toscano non basta? non basta. Una volta mi ricordo mi hanno fatto un'intervista e allora io ho provato a parlare in inglese, ma insomma, l'intervistatore dopo un poco dice: bravo Bastianini, però si sente che questa pronuncia viene dalle rive dell'Arno. Comunque Bastianini, penso che adesso lei si debba cambiare d'abito, debba togliersi questa toga da guerriero e metterne un'altra, e quindi la lasciamo e la ritroveremo tra poco tra gli applausi del pubblico. Grazie.